Siamo a venerdì e come sempre torniamo a parlare di ETF e di quelli che io potrei valutare di inserire nel mio portafoglio personale. In realtà, a dire tutta la verità, questo è fin troppo settoriale per i miei gusti, ma nulla toglie che fra qualche anno, quando magari il mio portafoglio core sarà ben definito, una piccola porzione di questo possa andare a farne parte. Ma ne parliamo subito dopo la sigla. Ciao a tutti e bentornati sul canale Io Risparmio. Io come sempre sono Pasquale, il vostro investitore e risparmiatore della porta accanto. Oggi si vola per rendimenti spaziali, direte voi? Beh, per rendimenti spaziali non lo so, ma sicuramente le aziende che sono presenti in questo ETF portano nello spazio perché sono tutte legate in maniera diretta o magari in maniera indiretta al business aerospaziale. Per i rendimenti, come dicevo prima, non so tanto, si tratta di un business nuovo con tanti punti interrogativi, ma sicuramente è un settore interessante che può crescere con le giuste prospettive nel lunghissimo periodo, e ci tengo a precisare nel lunghissimo periodo. Bene, andiamo a PC a parlare di questo ETF e poi torniamo qui per le ultimissime considerazioni. Prima di andare al PC, naturalmente ricordiamo che questi non sono assolutamente consigli né di investire su questo strumento, né tantomeno un invito a investire, perché io non sono un consulente finanziario, ma porto questi contenuti a semplice scopo didattico ed informativo. Fate sempre i vostri studi e le vostre valutazioni, non seguite solamente quello che vi dice una persona su YouTube. Ed eccoci qui sul sito dell'emittente Han ETF. L'ETF col ticker IODA, che stranezza, si chiama Poku Space UCITS ETF ad accumulazione ed è il primo ETF sullo spazio in Europa che offre a ogni investitore accesso a temi di prima linea che hanno a che fare col settore spaziale, come ad esempio operatori satellitari, hardware, nonché l'ingresso anticipato a tematiche a lungo termine per il turismo spaziale. ETF molto ma molto settoriale, molto particolare, molto sicuramente volatile e rischioso, che però pone le basi per un prodotto, una tipologia di mercato che nel lunghissimo periodo può sicuramente crescere, ma al momento io sicuramente non lo vedrò. Come si vede nella presentazione appunto dell'emittente, offre un'esposizione completa all'economia spaziale. Traccia l'indice SPACENT, AES Network Procure Space Index, che si concentra sulle società che traggono entrate significative dall'esposizione all'economia spaziale, fra cui le tecnologie satellitari, tecnologie hardware spaziali, produzione e funzionamento di razzi, satellite e telecomunicazioni. È figo, diciamo la verità, però ovviamente è molto rischioso. Il valore dell'investimento, ovviamente, qui danno appunto questo disclaimer, può diminuire come aumentare, e i risultati passati, che non ci sono perché è nuovissimo, possono non essere indicativi dei risultati futuri. Andiamo a vedere le holdings. Abbiamo SSA, Eutelsat Communication, Trimble, Virgin Galactic, Garmin, Sirius, Dish Network, Maxar Technology, Iridium Communication, Rocket Lab. Queste sono le prime 10. Per quanto riguarda le tipologie di esposizione geografica, abbiamo Stati Uniti quasi al 71%, Giappone 8,7%, poi abbiamo Francia quasi un 6,8%, Lussemburgo un 5,78% e poi altre nazioni al 5,51% ed infine i Paesi Bassi al 2,49%. Che metodologia di investimento usa questo ETF? Come dicevamo prima, aziende che vanno a fare un sostanziale revenue, per cui un sostanziale fatturato, da tutto quello che è relativo o comunque indicativamente connesso al trasporto, comunicazione, comunque qualsiasi tipo di business connesso allo spazio. Le aziende all'interno di questo indice variano su diversi settori economici che sono comunque agganciati ad attività che includono le telecomunicazioni, televisioni, radio broadcasting, razzi e satelliti, comunque sia dal punto di vista della produzione ma anche della operatività, strumenti a terra, per cui qualsiasi azienda che produca strumenti a terra per lo spazio e che hanno magari delle produzioni di macchinari che vadano a produrre immagini o intelligenza artificiale che vanno a servizio dell'aerospaziale. La metodologia di investimento va a cercare due business in particolare, gli operatori di satelliti e l'hardware. Gli operatori di satelliti sono quelle aziende che hanno come business principale quello di andare a provvedere, sia perché le producono o che ne sono proprietari o utilizzano appunto tecnologie per i satelliti. E poi abbiamo la parte hardware, che sono tutte quelle aziende che sono relative appunto alla parte di componentistica, includendo anche chi produce i satelliti, chi produce veicoli per il lancio o chi produce appunto delle spacecraft, che così è bello in inglese, comunque dei razzi spaziali o delle navicelle spaziali o anche degli strumenti che vengono utilizzati a terra. Andiamo a vedere un attimino qualche informazione su Just ETF. Vediamo di tutto che la panoramica qui ci viene detto che è un rischio molto alto perché il fondo è nuovissimo, ha solo 13 milioni di asset under management, ha una replicazione fisica totale,
un TER molto alto dello 0,75% e ha una politica di dividendi ad accumulazione, anche perché molte di queste aziende non distribuiscono dividendi. Questi sono i rendimenti dall'anno della sua creazione e ovviamente, come si può vedere, dato il mercato, insomma, bene non va in questo momento. Le partecipazioni totali sono 40 e le prime 10 pesano per un 50%, per cui si può ben capire che questo ETF è molto sbilanciato verso le prime 10 partecipazioni che vanno a occupare il 50% del totale della ponderazione di questo ETF. Come dicevamo prima, i Paesi Bassi hanno il 3% circa, ma abbiamo anche qui Svizzera. I settori principali sono le telecomunicazioni con un 37%, l'industria quasi un 30%, informatica un 13,51%, beni voluttuali 6,22%, materie prime 0,82%, poi altri settori più o meno il 13% circa. Per quanto riguarda i rendimenti, come dicevo prima, è quotato da pochissimo, in particolare dal 4, dal 2 anzi, giugno del 2021, per cui non ha neanche un anno di vita questo ETF e questo si capisce anche dal fatto che ha un asset under management molto basso. Infatti qui possiamo vedere i rendimenti che sono stati praticamente sempre negativi. Da noi, come dicevo, a questo ticker Yoga, potreste trovarlo anche come UFOP sul London Stock Exchange, se viene quotato in Great British Pound o in Great British Pence. Bene, ETF molto particolare che, come dicevo all'inizio, è particolarmente settorializzato, molto molto rischioso, però almeno dà la possibilità di andare a diversificare in un mondo in cui le aziende sono molto volatili, per cui per esempio il nostro meno 50% che sul nostro portafoglio XTB abbiamo affrontato su Virgin Galactic in questo caso non sarebbe stato presente, perché ovviamente avremmo perso sì molto, però la metà rispetto a quello che abbiamo perso adesso. Togliamo la mia brutta faccia. Bene, dammi la tua qui sotto nei commenti e fammi sapere se conoscevi questo ETF, se lo seguivi magari avendolo già in watchlist o se lo hai già in portafoglio. Come lo consideri? Rischioso oppure una opportunità da non perdere? Spero di avere un tuo feedback qui sotto nella sezione di commenti e di poter avere da parte tua un contributo per fare crescere la community. Cerchiamo come sempre di aiutarci a vicenda con tanti commenti, scambiandoci opinioni educate e costruttive e aiutiamoci a crescere sempre e comunque. Come sempre ti chiedo di lasciare un bel pollice in su per l'algoritmo di YouTube e se sei nuovo su questo canale di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche affinché tu non possa rischiare di perderti nessun contenuto successivo. Oggi è venerdì, ultimo video della settimana e per cui si conclude la nostra settimana editoriale, ma noi torniamo lunedì prossimo con una nuova puntata di Buonanotte ai Mercati per iniziarne una nuova, una nuovissima settimana editoriale. Mi resta solo di augurarti un felice fine settimana. Ciao!